redigio.it e la storia continua. La chiesa della Borretta, o meglio, il santuario della Borretta a Cerro Maggiore. La chiesa, voluta dalla Confraternita dell'Immacolata, è dedicata alla Vergine Maria. La costruzione iniziò nel 1738 e fu portata a termine nel 1774. Il tempio fu progettato dall'architetto Giovanni Angiolo Caslini, che è autore anche della chiesa parrocchiale dei Santi Cornelio e Cipriano, e che la volle a pianta ottagonale, con cupola in stile barocco e con due cappelle laterali, rispettivamente dedicate a San Carlo e a Sant'Ambrogio. La statua lignea dell'Immacolata è opera dello scultore comasco Giovanni Battista Giarmanelli, che la realizzò nel 1725. Le più recenti decorazioni della chiesa risalgono al 1932, ad opera del pittore Darvino Führer di Legnano. Nel 1995 fu consacrata da Monsignor Angelo Mascheroni, il nuovo altare conciliare, scolpito da Maffeo Ferrari di Brescia, in un blocco di marmo rosa del Portogallo. È in uso da tempo alle coppie cerresi sposarsi in questo santuario, divenuto così un luogo caro alla famiglia.